God Save the King, questo è il leitmotiv del nuovo inno inglese dopo la morte della regina d'Inghilterra. Ne vogliamo sapere di più, soprattutto come gli inglesi hanno reagito a questo evento, per so dire anche drammatico, con un personaggio che l'Inghilterra la conosce molto bene, un eritino, un imprenditore affermato, titolare di una delle aziende più importanti del nostro territorio che ha la sua sede anche in Inghilterra. Buonasera al dottor Maurizio Bragagni, che è collegato con noi da Londra. Gli inglesi come si preparano a questo cambio della guardia? Ma è stato sicuramente un piccolo trauma, perché la regina è sempre stata presente nella storia. Io sono nato con la regina, sono del 75, quando, nello stesso anno di Liz Truss, del primo ministro, quindi noi tutti abbiamo vissuto questi 96 anni in cui lei era presente. Però, come sempre, gli inglesi nei momenti più difficili affrontano le situazioni in una maniera, con un savoir-faire, con un sangue freddo incredibile. L'Inghilterra è anche la patria, per certi aspetti, della tradizione istituzionalizzata. Io invece le chiedo, visto che lei molto tempo che abita e lavora in Inghilterra, in Gran Bretagna, ha avuto modo di frequentare o di avere un contatto ravvicinato con l'ex principe, ora re Carlo III. Io ricordo il 2017 è un anno particolare, perché erano i 100 anni in cui celebravamo il British Institute of Florence, un istituto voluto all'inizio, quasi alla fine della Prima Guerra Mondiale, per rafforzare i rapporti tra Italia e Inghilterra, a Firenze. Carlo è patrono, come lo siamo noi e come lo sono anch'io patrono di questo istituto, e quindi per i 100 anni ci siamo trovati insieme in questo evento. E lui, mi ricordo, con parole un po' sorridenti disse: investire in un'azienda in Inghilterra, qual è l'idea? Qual è l'idea? È una persona che ho avuto la possibilità di incontrarla, non fosse altro perché frequentiamo gli stessi club e frequentiamo gli stessi ambienti.